ringraziamenti alle forze dell'ordine che stanno come sempre facendo un lavoro eccellente, cercando anche di poi scoprire quali sono le storture sui servizi che sono quelli primari ai cittadini, come ad esempio l'acqua. Noi abbiamo fatto tempo fa un esposto e probabilmente anche questa indagine è frutto, cioè figlio insomma, di quell'esposto lì, o magari in parte, ecco, non ne abbiamo la certezza, però noi avevamo proprio denunciato sversamenti, mancate depurazioni e quant'altro. Oggi però vogliamo partire anche da un senso, se in questi anni siamo riusciti a far avere a molti cittadini di Caltanissetta un ristoro perché non erano allacciati alla depurazione, quindi attraverso appunto le richieste quasi 1,5 milioni di euro che sono riusciti praticamente a ridare, a rimborsare, ci stiamo chiedendo perché allora a questo punto, se davvero poi si dovesse concretizzare una condanna, quella che è l'indagine della Guardia di Finanza, a quel punto dovremmo chiederlo anche per gli altri che erano allacciati ma che quel servizio lo hanno pagato ma in realtà non lo hanno, poi alla fine non ne hanno usufruito perché non c'era. E chiediamo oggi anche come fatto politico una cosa importante attraverso il consigliere comunale Giovanni Magrì, che presenterà una mozione in consiglio comunale, ma io oggi lo chiedo al sindaco di Caltanissetta, al deputato regionale di questa provincia, di sospendere in autotutela del contratto con Caltacqua fino a quando non verranno fatti i dovuti chiarimenti, perché qui siamo di fronte ad uno che è i punti delle clausole rescissorie del contratto e che qualora dovessero venire confermate siamo di fronte alla possibilità di rescindere il contratto con Caltacqua. Cosa che a questo punto non è più rinviabile perché c'è un'indagine che è anche abbastanza pesante, cioè qui si parla di raggiro nei confronti dei cittadini, nei confronti anche dell'amministrazione locale, da parte di un'azienda che gestisce uno dei beni primari della vita di ogni persona.